Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un altro video di acquisti, visto che mi stanno arrivando ultimamente tutte quante le cose che ho acquistato su internet e precisamente da AliExpress, quindi man mano vi mostro quello che mi arriva e quindi come al solito vedete tanti pezzettini di video perché in base al giorno che mi arrivano le cose ve le mostro subito. Quindi partiamo subito da questi timbrini qua, che sono dei timbrini di color fucsia, rosso, blu, verde e marrone, e sono quei timbrini che si utilizzano appunto per timbrare sull'inchiostro, praticamente non sono timbri, è l'inchiostro per i timbri, e appunto per che si utilizzano poi per le aziende. E siccome mi sono arrivati anche i timbri, li proviamo subito. Quindi i timbri che ho preso sono questi, e li vediamo subito, e sono questi qua, carinissimi. Questi li ho visti che li usava Nancy Jolie Bijou, che se mi vedrà questo video ti saluto, un bacione, e niente, quindi sono subito andata a vedere il rivenditore, che come al solito poi vi lascerò tutti i link nell'info box, e quindi questi poi si imprimono qua, anche se non so come fare visto che sono delle grandezze un po' diverse. Vabbè, proviamo poi dopo. Poi mi sono arrivati sempre di materiale creativo e queste basi per portachiavi che le avevo finite, sono abbastanza grandi, sapete che con le misure non ci sto a fare proprio, e sono 10, sono questi qua. Poi ho preso i ciondolini per dietro a le varie creazioni in resina. Ora non mi sta venendo in mente come si chiamano, beads, se non erro, penso, ma non mi ricordo, sempre da AliExpress. Quindi sono così, sì. No, sempre così le ho prese, sì, poi le ho prese queste più piccoline, queste qua, e sempre quelle più piccoline. Ok, queste sono 5 a pacchetto, e quelle più grandi mi sa che sono di più, e sono 15, sì. Quindi vediamo un po' di provare questi, vediamo un po' la resa di questi stampini, timbrini, scusate. Praticamente non ho la base, quindi li poggerò qua sopra e ne prendiamo uno che magari non sia molto grande. Forse così vedete meglio. Quindi intingiamo bene. Ok, e imprimiamo anche bene. Funzionano, ma che carini. Mi sono arrivati altri pacchettini e mi sono arrivati questi, che carini. Questi sono praticamente, adesso non sto guardando quanti sono, 12, sì, 6 12, sì. E sono praticamente i brillantini per fare le creazioni in resina. In realtà sono per la nail art, però le ho prese perché stavo per finire quasi quelle che già ho. Questi li sto praticamente finendo, e quindi ho preso gli altri perché mi piacevano molto, soprattutto i colori, sono proprio estivi. Guardate questo azzurro e questo arancio, che meraviglia. E quindi questi. Poi mi sono arrivati due altri pacchettini, che però io ho già aperto perché ero troppo curiosa, e quindi insieme mi sono arrivati questi, che sono degli sticker. In un video una ragazza, non mi ricordo come li ha chiamati, però veramente mi dimentico, guardo i video e mi dimentico le cose. In realtà c'è scritto tutto in cinese, quindi, o giapponese, non lo so che lingua è, e quindi non credo si possa capire come si chiama questa bimba. Se qualcuno lo sa me lo faccio sapere. E sono degli sticker, sono 6 fogli, li abbiamo insieme. Sono carinissimi, così, così più piccoline, che belline, questa che fa le varie cose, tipo per esempio si prende il sole, sta
so che fa. Ah, sta pesando o no, ingrassata, poverina. Questo sta scendendo le scale. Carinissima, questi sono più piccolini. Questa sta al mare, questa sta con le borse in mano, questa sta facendo la corda. Sono fantastici questi sticker e credo che la qualità sia anche ottima, perché sto vedendo che sono veramente buoni. Che carini, guardate, bellissimi. E niente, e questo vabbè è la carta di dietro, quindi questi. E poi ho comprato sempre da questo rivenditore, sempre vi lascio il link giù nell'info box, questi due washi tape che mi sono letteralmente innamorata. In realtà li ho trovati anche dal mio cinesino, però quelli del cinesino sono proprio di stoffa e sono, un attimo che ve li mostro. Quelli che ho preso dal cinesino sono questi qui e dopo aver comprato questi sono andata dal cinesino e ho visto che c'erano questi. Ho detto: oh, che bello, dico, non devo aspettare più 2 mesi per avere questi. In realtà mi sono resa conto che questi sono di stoffa, mi sembra che si chiamano fabric tape, una cosa del genere, e in realtà sono anche di quella stoffa adesiva, e quindi io ogni volta devo togliere la parte di dietro per attaccarli, e sono anche un po' scomodi perché sono difficili da tagliare, quindi non so. L'utilizzo molto 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 raramente e quindi mi sono arrivati questi che invece in realtà sono delle washi tape, sì. E li vediamo subito. Le scatoline sono carine, tra l'altro, guardate, sono meravigliose. Meraviglia, che bello, stupendo. Questo è anche abbastanza grande e l'ho pagato 1 euro qualcosa, pochissimo. E quest'altro che mi sapeva di estate, le scatoline dovrò utilizzarle in qualche modo perché sono fantastiche. E quest'altro, meraviglia, ecco, forse così riuscite a vedere, forse vi tolgo un po' la luce, ecco la meraviglia di questo washi tape. Ragazzi, è fenomenale, è bellissimo. Guardate, è fantastico, con questi, non so, fiori di loto, non so, sono qualche fiore particolare, ma sono veramente fantastici. E poi da un altro rivenditore mi sono arrivate e ho preso le matitine, che sono le matitine acquerellabili. Sono, se non sbaglio, 12 e sono anche, no, qui, vedete il temperino, sono delle mini matitine, piccoline piccoline, per l'uso che ne devo fare io vanno più che bene, anche queste pagate tipo 1 euro. Mi è piaciuta tantissimo questa confezione e sopra hanno anche il temperamatite. Mi è appena arrivato un altro pacchettino e io l'ho già aperto per facilitare, vabbè, il video, però in realtà non l'ho ancora visto, quindi lo scopro con voi. È dalla consistenza molto morbidosa, forse è lo stampo che ho comprato delle cioccolate, delle barrette di cioccolata, e quindi vediamo un po'. Le penne, finalmente! Le aspettavo da una vita, praticamente 2 mesi. Oggi è 6 luglio, le ho comprate esattamente il 5 maggio. Quindi sì, 2 mesi. A parte queste qua che la userò tantissimo. Sono le penne stupende che tutte quante le cartopazze, che tutte sul gruppo delle cartopazze hanno, e sono le penne quelle in gel, tutte così bellissime, colorate, stupende, meravigliose. Questa è rovinata, no! Non so se riuscite a vedere, però praticamente se n'è andata via la carta, forse così vedete, però praticamente ho pagato tipo 1 euro qualcosa, neanche 2 euro forse. Questo quindi è il rosso, il nero, questo dark blu, quindi un bel blu scuro, un blu happy day, un green happy day sempre, un pink happy day. Tutti siamo felici, ogni giorno è felice con questi colori. Questo è un green light, sempre happy day. Purple
purple, quindi un bel viola, ovviamente, ok, e un bel arancio, abbiamo già bene assolutissimamente promosse. Sono delle penne stupende che vi consiglio, come al solito vi lascio giù il link. Mi è arrivata l'ultima cosa che stavo aspettando da parecchio tempo. Sono gli stampini, quelli del meteo, e praticamente adesso vediamo se li vedete meglio. Ok, adesso si vedono. Sono questo del sole, Sunday Day, questo del sole con la nuvoletta, poi abbiamo la neve, l'ombrellino della pioggia, poi abbiamo il nuvoloso, quindi Cloudy Day, poi abbiamo quella del vento, questa che è il rainbow dell'arcobaleno, e l'ultimo è quello della tempesta. Quindi proviamo subito questi stampi perché non vedo l'ora di vedere come funzionano. Quindi timbrini approvati, stampini approvati, insomma. E quindi niente ragazzi, è tutto qui. Io vi lascio così con l'immagine degli stampini, perché per prendere tutte quante le altre cose farei tipo notte, perché ho girato questo video in vari step, quindi sono già tutto conservato, è già tutto conservato. Spero che questo video sia stato utile a qualcuno. Vi lascio come sempre tutti quanti i link dei miei acquistini giù nell'info box, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao.